E ora un film coraggioso che si basa su una storia vera, una storia di abusi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo padre. Il film di Luca Guardabascio contro la violenza sulle donne prende il titolo dalle parole della preghiera sofferta che una donna recita e vuole scongiurare una nuova aggressione del suo carnefice. La giovane attrice Anna Marcello, intensa e dolente protagonista, interpreta una madre, Maria, rimasta sola con i figli in un paesino al confine tra Campania e Basilicata. Il marito, l'attore Giordano Petri, è emigrato in Austria per trovare lavoro e mantenere la famiglia. La donna rimane così esposta alla violenza del suocero, un crudele padre padrone, interpretato da Massimo Bonetti, che si comporta come un orco. Credo in un solo padre, che si può vedere in streaming sulle piattaforme italiane e che è stato acquistato e distribuito in molti paesi del mondo, è un film forte, duro, coraggioso, a cui ha partecipato anche Flavio Bucci, il grande attore, scomparso nel 2020. La figura di Maria, interpretata da Anna Marcello, esprime il grido di dolore universale di tutte le donne e di tutte le persone vittime di abusi. Il film si basa su fatti realmente accaduti e si ispira ad un romanzo, Senza far rumore, di Michele Ferruccio Tuozzo. La storia è ambientata in un paese in cui tutti conoscono gli abusi del padre padrone, ma nessuno parla, tutti sono complici. Le donne del film dimostrano che non bisogna avere paura di denunciare gli abusi per combattere e fermare le violenze.